2, tra poco su Boing. Aspettate, no. Come? La leggo su, io. Avanti, leggiamo leggi. Prima che questa. Dammela, la leggo Sono io. Curiosa. Questa è per seconda. Dai, racconta, dai. Se ne va, Flo. E così mi è apparso di colpo. Tutto di bianco vestito, con il suo ciuffo come un principe magico. Oh, oh, oh. Dandomi un'opportunità di essere felice. Com'è patetico. Aspettate che adesso viene il bello. Seconda, sì, questa sì, è seconda. Ultimamente non riesco a credere alle favole a lieto fine, che noia. Oh, ma poverina. Fastidia. Per questo adesso non posso, secondo. Mille grazie, mille grazie, mille oh, grazie no, di niente. No, 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 ragazzi, è una ripetizione. Per la sua proposta d'amore. Oh. Ma guarda un po', Flor che rifiuta un conte, il mondo e la famiglia, e la famiglia ci manda i saluti. Famiglia, dimmi, aspetta, dai, cara, famiglia. Non sentitevi abbandonati. Ah, come leggo male? Sembra una scolaretta. Non sentitevi allora? Abbandonati. Vi amo più dell'aria, che dice. Più delle fatine, un'esagerazione totale. Più di ogni cosa su questo pianeta. Oh, ma su quale ma che pianeta? Orrore, Marte, che orrore. Sì. Prima devo recuperare tutte le mie forze, come penosa. Ho bisogno di stare lontano, oh, di organizzarmi. Quando avrò risolto tutto, tornerò. Se ne va! Se ne va! Se ne va! Se ne va, arrivederci, piangiamo, ci vediamo, mangiaci una cartolina. Piccolina mia, trionfiamo. Dentro. Dentro. Se ne va. Non c'è niente di più bello della famiglia unita. Fräulein Delfina? Contessa. Fräulein Contessa, compagnia di assicurazioni, avere recuperato tutti i suoi gioielli, prego. Sì, molto bene, vai. Tu non osare mettere i tuoi occhi sui miei gioielli, perché ti prometto che ti spedisco dritta in Siberia, traditrice! Non tentare il diavolo, vipera! O ti spedisco dritta dritta nella fogna. Evaristo! Per favore controlla che questa strega esegua il suo incarico! Evaristo! Tranquilla, Malala, tranquilla. Vedrai che troveremo il momento opportuno per vendicarci di quella sottospecie di contessa che ha osato abbandonare sua madre. E pensare che tutto, assolutamente tutto, l'ha imparato da me. Sì. E lo mette in pratica bene. Pace? Guarda un po' la santarella di Olivia. Perfetto. Ciao, Franco. Quanto tempo, vero? È diventato difficile trovarti allora in giro. Allora come stai? Mi fai passare che devo andare? No, no, aspetta, aspetta. Meglio che non entri. Perché? No, dico... Perché non la smetti? Quante volte te lo devo dire? Non voglio avere più niente a che fare con te, mi lasci in pace. Beh, ascolta, Franco, non puoi trattarmi così. Per me puoi fare quello che vuoi, entra. Ciao. 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 Seminare a zone è la cosa peggiore. Prima devi fare un sentiero, poi separarle. Sei un genio, come sai queste cose? Le sa perché è un esperto in orti botanici, è per questo che l'ho portato qui. Se io voglio seminare pomodori in lattuga, come faccio? Ah, Thomas, non preoccuparti, raccoglieremo tutto quello che vuoi, vero? Coltivare, Roberta. Prima si coltiva e poi si raccoglie. Ma guarda un po'. Dai, Roberta, facciamo un altro sentiero. Bene, si sente male, insomma, hai visto come mi tratta? Abbiamo bisogno di altri semi e di due buste di plastica per fare la serra. Bene, 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 andiamo a cercarli noi, andiamo no, noi. No, io sì, rimango sì. Qui, no, tu no, vai, Thomas, vai. Thomas, andiamo insieme perché ho bisogno di un uomo forte e che mi dia una mano, che mi aiuti. Vieni vai con me, pure, forza, Massimo, andiamo, io. Thomas, andiamo. Vuoi provare tu? Ah, veramente non saprei. Ti aiuto io. Robertina, Robertina, qui c'è mamma Malala che ti controlla tutto il giorno perché non ti succeda niente, amore caro. Non ho bisogno delle tue attenzioni, spiega. Un momento, bambina. A partire da questo istante, la giustizia ha decretato che la signora Malala si farà carico di te e del giovane Thomas. Ed è mio principale dovere far eseguire questa disposizione. Io con lei, neanche morta. Lasciate mocciosa, vieni qui, se ti prendo... Andatevene. Che cosa fai qui?
cosa ci faccio qui? Cosa ci faccio qui? Se ci vede Massimo, siamo finiti. Vuoi che ti dica cosa faccio qui? Sì. Voglio più azione, Delfina. Sono angosciato perché sono annoiato. Sono molto annoiato. Non ho obiettivi nella vita, non provo emozioni. Vado da un posto all'altro e non so chi rubare. Capisci quello che intendo? Mi succede esattamente la stessa cosa. Non sono so così annoiata da quando se n'è andata Flora. Cosa? Se n'è andata Florenzia? Guarda che faccia che fai. Dimenticati una volta per tutte, Flor. Che ti importa? Se n'è andata per sempre. Se n'è andata e non tornerà mai più. È andata via così, lasciando i ragazzi qui da soli, no? Sì, tesoro, sei finì. Ha lasciato delle lettere per tutti. Per tutti, meno che per te, è ovvio. Comunque, le lettere sono nel camino. Spero solo che quei ragazzi soffrano per la partenza di quella ragazza, sai? Ho coronato il mio sogno, così sì. Intanto cerco qualcosa che possa far soffrire di più mia madre. Mi voglio divertire, perché sai, un po' mi manca, Flor, la sorpresa. Sì, certo. Senza Flor non è lo stesso. Cosa? Cosa? Senza Flor? Si sta meglio. Si sta meglio e abbiamo molto più tempo e meno lavoro. Più tempo per stare insieme. Sì, sì. Più tempo per stare insieme e soli. Con questo profumino che hai addosso. Quello che emana la mia pelle. Sì. Questo è il profumo che emana la tua pelle. Sei annoiato, vuoi distrarti un po'? Massimo, Roberta mi preoccupa davvero. Per me dovremmo portarla da un medico. No, sta molto bene, sta tranquilla. Roberta non ha nessun problema. Basta, ecco. Lasciami! Lasciatemi! Ma che cosa succede? A me? Sì, che succede? No, niente, caro. Ero fuori a badare a Roberta. Che graziosa quella bambina. E adesso sono qui per badare a Thomas, mio piccolino. Non ho niente da dividere con te, strega. Ah, non vuoi dividere niente? Bene, avete ascoltato tutti. Thomas mi ha liberato dalla responsabilità. Non devo fare più niente. Io sono testimone fedele di Malala. No, un momento. Gliela trovo io un'attività. Ci sono. Correggere i compiti del bambino. Andiamo, forza. Circolare. Non posso leggere, ho problemi alla vista. Coraggio, muoversi. Non so se sono in grado di farlo. Ecco, qui essere tua grazie, sciarpa. Grazie. Ah, che bisogna chiamare Flor e deve tornare. No, Flor non essere in casa. E dov'è? Non sapere, probabilmente con signor Segundo. La chiamo io. Insomma, lei è la tata di casa, no? Dovrebbe stare attenta ai ragazzi, dovrebbe essere... No, perché la dovrei chiamare? Con Segundo, lei è responsabile, arriverà sicuramente. Andiamo? Andiamo. La chiamo? No. Sì, andiamo. Ah, mein Gott, signor Conte. Povero suo cuore. Povero cuore di Florisietta. Allora volevo organizzare una festa d'addio per Marina perché mi sembra che se lo meriti. It's a wonderful idea. Io ti aiuto, conta su di me per qualsiasi cosa. Dove la facciamo? Pensavo di farla qui, però bisogna chiederlo a Franco. Come va con il gruppo? No, allora aspetta, perché mi è venuta in mente una cosa. Festeggiamo Marina qui, così riapriamo il pub. Io sì, faccio gli siete tutti d'accordo? Faccio le bibite. Bravo, dai. Nicholas, darling, che fai? Rimani qui, non fai niente? La forza bruta non fa per me, non lo volete capire? Domani vado all'università e mi fa male tutto il corpo. Questa palestra mi ucciderà. Ti tratta bene, vedo. A dire il vero sono contenta che tu abbia incontrato una persona così. Di che cosa parli? Olivia, tu sai benissimo di che cosa sto parlando, ma non ti devi preoccupare, puoi fidarti di me sul serio. Stai bene con faccia, no? Almeno sembra. Dico per i baci. No, Maria, per favore, non dire niente. Te lo chiedo, per favore. Olivia, stai tranquilla. Noi abbiamo avuto un brutto inizio, però penso che possiamo recuperare. Tu credi? Certo. Adesso vedila così. Siamo nella stessa situazione. Vogliamo essere felici. E se io ti posso aiutare, perché no? E poi ti vedo molto bene con faccia. Tieni. Te la regalo. Sono le più belle di tutto l'orto. Piene di vitamine. Che bello, ti ringrazio. Beh, te la sconto dal prossimo ordine. Martin, stavamo parlando dell'orto. Perché stiamo facendo un orto. Tanti stavamo auguri, parlando allora. Delle mele. Cosa stai facendo? Sto organizzando la festa d'addio per Marina. Questa sera in palestra. Una festa? Che bello. Sì, però è per i grandi. Certo, ovvio. Immagini i bambini che corrono su e giù. Io è meglio che vada. Mio zio mi sgrida. Ci sarà un sacco di gente. Già te ne vai. No, dico perché l'orto, sai, Massimo è andato a prendere i semi. Continuiamo domani.
Se vuoi, possiamo vederci per fare qualcosa. Mi piace stare con te. Se vuoi. Sì, se ti invito alla festa, tu... Ma ti lasciano uscire? Ovvio, ovvio. Allora ci vediamo in palestra? Certo, ci vediamo lì. Certo, ovvio. Ora devo trovare il modo di uscire senza farmi vedere. Mi sono riconciliata con il mondo. Lo so. Con la vita. E con il mio amore. Grazie di avermi riaccompagnato. Sì, allora ci sentiamo. Aspetta. Domani, eh? Hai chiuso la porta, sì. Vero? Scappo. Fuori, Congo! Fuori! Questo cane sembra che ci goda, ci gode farmi venire l'allergia. Quindi viene, mi gira intorno tutto il tempo per darmi fastidio. È cattivo. Ma è un cuccioletto. È cattivo come te, che mi lasci tutto il giorno solo qui aspettando. Stavi dormendo a quest'ora? Non stavo dormendo, stavo facendo un riposino. Perché, amore mio, cucciolo. Questo odore? È l'odore di Lorenzo. C'era Lorenzo. Lorenzo? Lorenzo qui? Sì, Lorenzo. Che ci dovrebbe fare Lorenzo qui? Nella suite, amore, com'è possibile? So. Cosa? È un odore orribile. Questo odore? No, aspetta, perché l'odore che senti adesso è... Sai cos'è? È quello dell'aerosol. Dell'aerosol anti-allergia canina che ho dovuto respirare per non farmi venire uno shock. Capisci, amore mio? Che c'è? Anche tu hai questo odore. Sai perché? Perché sì, ho spruzzato l'aerosol per tutta la stanza si è caduto sulle cose. Orsetto della mia vita, piccolo cucciolotto, mi sei mancato sì. tanto. Sì, amore sì, mio, sì, sì. Amore della mia vita. Sì, 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 anche a me. Anche a me. Hai visto per caso Flora? Sì. Sì? Sì, l'ho vista. Aveva due borsoni enormi. Stava andando alla lavanderia a gettoni. Perché vuoi sapere dov'è? Ah, perché lo voglio sapere. No, no, non è per me, no. È per i ragazzi che chiedevano di lei. Uh-huh. Niente, è solo per questo. Tra poco mangiamo. Certo, sì. Ciao, amore mio, orsetto cucciolotto. Bacino, bacino. Scusa, che cosa ci fai qui? Sono venuta alla festa di Marina, sì, che male c'è? Che la conosci, Marina? Che fai qui? Stai calmo, Franco, perché per prima cosa Marina la conosco. E poi mi ha invitato Olivia. Olivia? Sì, è vero. L'ho invitata io. Mi aiuti con un'ordinazione, per favore, Maria? Adesso sono anche amiche, ma... Che succede, Franco? Perché hai questa faccia? Qualche problema con le donne? Non succede niente. Che cos'hai tu ultimamente? Così pallido, così dimagrito? Ma che dici? Niente. Silenzio, please! Un attimo di silenzio! Sì. Shh, fate attenzione! Voglio che tutti diamo tantissimi baci e molti applausi a Marina che ci saluta! Sì. Brava, brava, brava. Ma come siete belli, gli amanti segreti! Maria, la smetti, per favore? Ehi, stavo solo scherzando. No, niente scherzi, non è il caso. Che cosa vuoi, che lo sappiano tutti? Dai, Olivia, sta tranquilla. Il tuo segreto sta in cassaforte, con me sul serio. Nessuno saprà niente, non ti preoccupare. Scusami.